Salve da Michele Expert, oggi voglio recensire queste lime per coltelli. Sono lime professionali, ovviamente hanno un costo intorno a 38-40 euro più o meno, qualcosetti in più, e arrivano con questo bellissimo scatolino. Vedete la marca? Si chiama Shansu, una cosa del genere, Shansu. La cosa eccezionale di questa confezione è anche la bellezza della confezione. Adesso faccio vedere, l'ho aperta prima, faccio notare in particolare, e c'è questo bellissimo cofanetto e poi, vedete, si trova praticamente questa confezione in legno, anche di buona qualità, per preservarne diciamo la sicurezza e anche l'integrità. Allora, adesso prendiamo un coltellino, togliamo la pellicola, facendo in modo di non rovinare. Ecco qua. Vediamo come sono fatte la prima volta che le apro. Anche le lime sono importanti perché si utilizzano tanti attrezzi, ma poi alla fine le classiche pietre, quelle giuste, sono le uniche che per affilare i coltelli, ovviamente non a livello quando sono proprio rovinate, ecco, per dare il filo preciso e quindi non chiamare il classico rotino o portarli in qualche posto specializzato, possono essere interessanti. Vedete, sono due lime. Io preferisco prendere quelle separate, alcuni prendono che possono avere sia una macina di una certa finezza, sempre nella stessa pietra. Io preferisco prenderle separate perché sono convinto che siano più precise, ecco, perché a volte non si sa se poi magari ci sia un buon trucchetto, ecco. Vedete, qua ho preso quella da 5.000 e quella da 1.000. Poi abbiamo anche un'altra lima piccolina, anche di qualità. Vedete, già questa qua costa una cifra, l'ho pagata addirittura 12 euro questa qua nel territorio, quindi anche questa qua per coltellini piccoli, per coltellini di innesto è anche eccezionale. E poi abbiamo un altro elemento che ci dà, è la cosa principale anche questo pezzo qua, che ci dà l'angolazione. Cioè, con questo sistema possiamo angolare il coltello durante le passate. Quindi possiamo trovare l'angolo standard, quello ovviamente quello più conosciuto, per fare un lavoro preciso. Però questi dettagli li faremo vedere dopo. Adesso vi facevo notare la confezione, vedete, bellissima. Adesso questa la mettiamo da parte, appunto, e possiamo agire sulle pietre. Vediamo di aprire con un coltellino, togliamo la pellicola. Vedete, il basamento, c'è un basamento di plastica, vedete, questo basamento dove si incastra la lima, se ci fate caso è a discivolo, quindi mantiene stabile. Sul punto che poggiate, vedete, se sul legno ancora meglio, però mantiene stabile. Questa è quella da 5.000, poi facciamo vedere anche quella da 1.000. Se non sbaglio, ho preso quella di 8.000, magari mi sono sbagliato. Purtroppo, diciamo che avrei preferito poco poco più fine, però nel caso posso anche puntare a prendere un'altra sola che è di 8.000, sempre ovviamente della stessa marca, altrimenti non varrebbe la pena. D'altronde i coltelli sono anche costosi, alcuni coltelli, ed è importante tenerli affilati, perché è inutile tenere tanti coltelli non affilati e poi magari avere dei problemi. Allora, vedete le due lime.
sono tutte e due belle piazzate, abbastanza grandi, quindi sono abbastanza grandi, quindi i coltelli anche quelli più grandi si possono comunque limare. Poi abbiamo i supporti che li tengono belle bloccate, quindi non vanno in nessuna direzione. Basta a volte un dettaglio del genere. Poi troverete anche le istruzioni. Adesso le istruzioni non so se sono in inglese, vediamo un po' se si trovano in italiano, ma non sono tanto sicuro. Sembra che tutto sia scritto in inglese. Vediamo un po'. Qua ci sono delle istruzioni, vedete come si deve fare. Prima si passa quella da 1000, chiaramente, poi si passa quella da... Ok, adesso come vedete già si vede chiaramente che queste lime devono stare nell'acqua almeno per mezz'oretta, ecco. 5 minuti, ecco. 5 minuti vanno calate nell'acqua perché è importante far assorbire l'acqua queste lime. Quindi si prende un contenitore e si tengono nell'acqua per 5 minuti. Poi faremo vedere alcuni passaggi. Ok, adesso possiamo mettere le lime nell'acqua. Si utilizza una ciotola abbastanza grande perché comunque sono abbastanza grandi le... Addirittura si sente addirittura friggere e hanno bisogno di tanta acqua, quindi almeno per 5 minuti le lasceremo a bagno. Non ci crederete, friggono. La dimostrazione che richiedono un bel po' di acqua per lavorare meglio, chiaramente. Questo tipo di pietre richiedono al massimo 10 minuti, non di più. Dopo averle bagnate e possiamo mettere, ci facciamo un'asciugata nella parte base, giusto qua un secondo, le possiamo adagiare sui supporti. Mettiamo la battuta sia una e sia l'altra. Proviamo adesso con un coltello, vediamo come taglia, come non taglia. Questi coltelli sono stati limati così bonariamente, ma non sono proprio completamente, però fate caso, tagliano appena appena. Proviamo anche questo qua. Questo qua addirittura vedete che non va per nulla. Proviamo questo qua. Nulla, questo è un po' meglio, ma anche questo richiede una filatura. Questo qua forse è poco meglio, forse, vediamo, e comunque sono tutti quanti da filare. Adesso noi abbiamo questo supporto, vedete, abbiamo questo pezzo che regola l'angolatura, che sta tra i 15-20 gradi, adesso non so esattamente a quanto l'hanno fatto questo qua, diciamo 20, che è più o meno la media tra i 18 e i 20 gradi. Ma qua ho notato che in alcuni può essere inserito, per esempio questo tipo di coltello va bene, magari si mette, ecco qua, ma io lo teniamo un po' abbattuto a questo punto, vedete, e possiamo con questo sistema fate caso, noi le passate le facciamo in maniera non proprio profonda, quindi si devono sentire poco a poco, diciamo 2 kg di peso, possiamo immaginare come pressione. Dalla base del coltello facciamo prima una tirata in questo modo e poi sempre dalla base del coltello possiamo, vedete, fare in questo modo. Quindi uno
2. Adesso ho messo quella 1000, la grana 1000, 1 e 2. Poggiando questo pezzo sulla pietra ci dà l'angolazione. Abbiamo già l'angolazione precisa e non ci possiamo sbagliare. Il movimento è questo qua, vedete, adesso ve lo faccio vedere spostando la mano. Allora, queste pietre sono poco porose, quindi tendono ad asciugare, quindi è conveniente tenersi un pennellino con un po' di acqua vicino, vedete, ogni tanto si fa una mezza passata così. Basta già fare questa cosa e già ci siamo. E poi le passate, come vedete, si comincia dalla base del coltello. L'angolazione già ce l'abbiamo. Questa conviene portarlo, diciamo, verso la parte più bassa, così possiamo andare più sicuri. Questo supporto teoricamente non dovrebbe scivolare, fatto apposta. Allora facciamo che prendiamo tutto quanto. Uno, facciamo passare sempre, vedete? Adesso io mi aiuto con la mano. Tanto l'angolazione ce l'abbiamo, basta appoggiare e andiamo sicuri. Si parte in questo modo e poi si gira verso la fine a prendere tutto, vedete? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, mettiamo un po' di acqua. Se facciamo tutte le passate alternativamente, non ci possiamo sbagliare. Poi, quante passate andranno fatte dipende anche dal coltello, dalla filatura del coltello e di come l'ha messo, chiaramente, no? Possiamo immaginare che almeno 10 minuti con le due pietre bisogna lavorarci, anche fino addirittura a mezz'ora, dico. In questo caso penso che 10 minuti siano sufficienti. Volendo si potrebbe anche rimare, vabbè, in questo caso no, io preferisco fare solamente in questo modo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, apprezziamo. Un altro po' di acqua. Questa ovviamente è quella più grossa. Ho la 1000 e la 5000. Avevo ordinato la 6000 e mi era la 5000, ma penso che sia abbastanza vicino. Prenderci un po' la mano. Alcuni coltelli credo che questo attrezzo non lo posso mettere perché c'è il dorso più grande. Questo va appoggiato proprio alla fine, vedete? Vi troviate male con questo attrezzo, volendo si può decidere di tenere il coltello più o meno intorno a 30 gradi in questo modo e poi l'angolatura più o meno dovete cercare di capirla voi. Stiamo spendendo a 20 gradi. Anche in questo modo si può lavorare anche più, secondo me, se prendete la mano, perché questo attrezzo poi è al limite che trova qua uno spessore a volte più piccolo, all'inizio un po' più grosso, addirittura ancora di più, quindi non è detto che poi vi dà la giusta misura. In alcuni coltelli si può fare, in alcuni coltelli penso di no. Con questo si potrebbe anche fare, ma io vi consiglio sempre di puntare in questo modo. L'importante è che le pietre siano di qualità, il resto secondo me sentite proprio la sentitela. L'angolazione vi viene quasi automatico perché voi, basta che voi poggiate, vedete?
si vede già, vede così, più o meno possiamo immaginare 20 gradi. Quando riuscite a stare sotto con l'indice, ecco, quello più o meno potrebbe essere la regola, ma ovviamente una regola approssimativa. Però basta farci l'occhio, già sentite la pressione, la sentite, diciamo così, la sentite ma non troppo forte. Se non la sentite proprio, se non sentite proprio grattare, vuol dire che non siete sulla angolazione giusta. Se la sentite troppo forte, vuol dire che siete troppo giù come angolazione. Quando sentite la giusta rete in questo modo, sentite proprio, questo è già il metro, la regola, diciamo, di base. La rima va bene, però non hanno calcolato che i coltelli hanno questo spessore e quindi poi si può avere qualche problema. Poi la trovo per alcuni coltelli giusta, ma per alcuni coltelli sicuramente non andrà bene. Allora, bisogna essere onesti. Quello che ci interessa è la qualità di queste pietre e poi il resto bisogna farlo con esperienza, anche perché viene ancora più pratico senza quell'attrezzo. Proviamo con quella già grossolana a vedere un pochettino quello che è successo poco poco. Già, ovviamente rispetto a prima taglia più decisa, vedete? Ancora non usiamo al 100% perché abbiamo utilizzato quella 1000. Adesso utilizziamo quella 4000. Diamoci un po' di acqua e facciamo delle passate. Diciamo ne contiamo più o meno una cinquantina, va. Facciamo 25-25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Queste non va bene qua, no? Facciamo sempre da questo spigolo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modo non possiamo farlo. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vediamo quello che è successo. Già si sente abbastanza grattare. Adesso noi puliamo poco poco. Chiaramente adesso io non posso stare qua a farvi vedere perché dipende sempre dal coltello che avete, quindi bisogna insistere. L'importante è pareggiare bene la lama e poi fare delle prove. Non possiamo dire 40, 50, 10 minuti, dipende dal coltello. Poi a un certo punto alla fine già deciderò di lasciare com'è. Non possiamo avere la garanzia. Adesso io se faccio così, se ci fate caso, il coltello rispetto a prima ha un taglio abbastanza, vedete, lineare. Perché poi il coltello non è che deve essere per forza un rasoio, l'importante è che il taglio sia lineare e prendere. Quando il coltello potete in maniera proprio lenta, vedete, tagliare lineare, vuol dire che è affilato bene. Vedete? Proviamo un'altra volta. In maniera sottile tagliare piano piano e va giù. Ok, si può sempre migliorare un po'. Adesso io che faccio? Vado avanti con gli altri coltelli allo stesso modo. Ne faremo vedere solamente un altro. Faremo vedere questi
questo qua, questo coltello, facciamo vedere questo qua, facciamo sempre prima col 100, anzi in questo caso io sapevo che era abbastanza limato, preferisco non passare la 1000 ma passare direttamente alla 5000, onde evitare di perdere un filo abbastanza sottile, già di suo abbastanza buono. Allora, facciamo una ventina di, una trentina di passate solamente con la 5000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, taglia, ma si potrebbe tagliare meglio. Beh, facciamo ancora altri 30 passaggi. Poco poco più decisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Coltello di tagliare taglia, vedete, in maniera precisa fino alla fine. Chiaramente possiamo apprezzare adesso più che la carta, possiamo tagliare una fettina di questo. Vediamo come va. In caso le fette vengono fatte precise, è importante che poi i coltelli mantengano il filo per un po' di tempo, non è che devono essere per forza all'inizio, chissà che poi dopo 2 secondi, insomma. Importante questo passaggio, vedete come va lineare. Ok, sono legate, stanno facendo così. Nel caso vi troviate con coltelli molto lunghi,
Io utilizzo questa tecnica qua. Innanzitutto prima si prende quella più grossa, in questo caso abbiamo la 1000, quella più grossa. E poi possiamo sto prima bagnare la pietra. Poi dopodiché si può fare in questo modo, vedi? Si passa il coltello dalla punta mano a mano, facendo questi movimenti circolari, per sgrassare un po' la parte. Questo coltello non taglia per niente, quindi facciamo una cosa più profonda. Sempre mantenendo l'angolazione intorno a 22, sentite l'angolazione perché c'è un piccolo gradino, vedete? Se faccio così non succede nulla, se faccio così è troppo forte, allora sentite, lo sentite già sotto, quando si sente sfregare in maniera, diciamo così, normale. Se così sentite una cosa, così, ma vedete che così è troppo, così. Quando sentite un rumore medio, se io appoggio in questo modo, sentite un rumore liscio, vedete? Se appoggio in questo modo troppo forte e troppo angolato, sentite quasi tagliare la pietra. In questo caso sentite di meno il rumore. Quando sentite questo rumore che sta tra quello liscio, vedete? Che non si sente nulla, un rumore di una lisciatura. Questo sembra quasi che si è creato una tavola, vedete? E poi quando trovate il rumore, sentite il rumore medio che sta tra questo e questo qua, quella è l'angolazione che dovete preferire. Mettere quella dima che hanno fatto, non per tutti i coltelli andrà bene, quindi si può creare un problema maggiore. Per alcuni coltelli fini va bene, ma non per questi più grandi. Ad questo momento circolatorio, vedete? A sgrassaggio può essere utile. Quando siete troppo sfregare, mettete sempre l'acqua, perché è importante. Vedete che scende di meno. Questo per fare un lavoro più approfondito, per non prendere la pietra rotante. Ecco. Si può anche preferire di guadagnare la diagonale, facendo questi movimenti così, in modo di guadagnare questo coltello molto lungo, vedete? L'importante è mantenere l'angolo. Anche questi movimenti in questo modo sono utili, sia da una parte sia dall'altra. In diagonale, vedete? Stiamo facendo la parte grossa. Questo coltello non tagliava proprio nulla, già sento poco poco che comincia a prendere forte, comincia a prendere filo. Un po' di acqua. L'importante è lavorare su tutta la pietra, perché se lavorassimo solamente una parte sola potremmo trovare poi la pietra con degli avvallamenti. Quindi è importante lavorare sfruttando un po' tutta la pietra, vedete? In modo da renderla sempre in piano. Quindi possiamo col tempo rischiare di deformarla, ecco. Ecco, fatta questa prima parte, già possiamo apprezzare poco poco il taglio. Questa prima che non tagliava per niente, già si nota qualche cosa. Prima addirittura zero.
proviamo a vedere un po'. E ancora chiaramente c'è da lavorare perché era praticamente arrivato. Ancora sforziamo qua facendo questo. Se manca addirittura insistere sulle punte in questo modo, fare questi passaggi in questo modo qua. Se si mantiene l'angolo non si deforma anche l'angolo. Poi ovviamente questa è la parte grossa, l'altra la faremo diversamente. Qui bisogna, si può fare così, anche così, o conviene sempre fare così e fare così. Ma se si rispetta l'angolo non dovrebbe cambiare nulla teoricamente, sembra una macchina, però come vi trovate? Io personalmente preferisco fare in questo modo, alcuni possono fare in questo modo e poi fanno più o meno in questo modo e poi fanno anche in questo modo. Scuole di pensiero. Come vi sentite meglio? Io riesco a guadagnare, a vedere l'angolo meglio se faccio in questo modo qua, perché lo posso osservare. Se lo faccio all'esterno non mi posso regolare bene, chiaramente, no? Vedi, io preferisco consigliarvi sempre questi passaggi in questo modo. Fatto ciò, ancora un altro po'. Insistiamo un altro po' su questo coltello, la moto non tagliava nulla. Proviamo a fare una prova adesso della parte grossolana, un po' di carta utile, puliamo un po'. Beh, aspetta prima che proprio praticamente ci planava sopra, un po' meglio sicuro. Di acqua. Ok, adesso possiamo verificare prima col cartoncino. Un po' meglio rispetto a prima. Ok, un altro po'. Siccome questo coltello era proprio rotto, proprio a filo completamente, quindi bisogna lavorare a recuperare, ecco, l'angolatura. È stato rimato male, quindi bisogna approfondire in questo caso. Thank you.
Non è che adesso i coltelli si limano tutto allo stesso modo, bisogna vedere quello che si ha, e quindi non è sempre facile. Se io facessi un video che vi facessi vedere che è tutto bello, insomma, poi vi trovate sempre nei pasticci. Fate girate sempre che prendete tutto in modo che sia uniforme poi, no? Dando una pressione più o meno di un paio di chili, adesso non è che ve la posso misurare, però più o meno prendete questa misura come obiettivo. Dopo aver, diciamo così, aggiustato l'ancolo, possiamo adesso proseguire come abbiamo fatto prima. Mettiamo un po' di qua e poi chiaramente le passate le facciamo in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, altro po'. Si deve sentire abbastanza il filo anche con quella grossa, no? Con quella fina può diventare ancora più complicato poterlo aggiustare. Questo deve proprio rifinire. Ok, il video comincia a finire, facciamo le ultime passate, credetemi, poi ovviamente ogni persona dovrà valutare come meglio vuole limare. L'importante sono due passaggi. Si preferisce cominciare dalla base, vedete, che il coltello è molto lungo, e poi lo si accompagna girando un po' verso la fine, vedete, in modo da guadagnare anche la punta, chiaramente, perché è smussata. Vedete la punta? Fate queste, la stessa cosa dall'altra parte, potete cominciare da una parte e tirare giù. L'altrale quindi si sta intorno a 35-40 gradi. L'altrale è quello di stare a toccare il filo. Il filo come si può valutare ad occhio? Se adesso facessi così, vedi, è forte, sento un rumore forte. Se lo metto troppo in piano, sento un rumore sordo, un rumore liscio. Quando sentite un rumore più o meno che sta a metà, come in questo caso, siete sull'angolazione giusta. Tra l'altro lo sentite già il gradino, lo sentite abbastanza, ma poi se questo gradino è stato perso, bisogna andare da una rotina e fare un lavoro ancora più professionale. Le tirate vanno fatte tutte quante pare, si mette ogni, diciamo, 20... Ogni 20 passate si mette un po' di acqua con un pennellino in modo da rimuovere anche la parte, diciamo, di scarto, la parte comunque quella
che non serve più. Così lavoriamo sempre pulite e lisce, vedete, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Potreste anche fare in questo modo, però in questo modo non potete vedere l'angolo, quindi è più difficile lavorare così, secondo me. Invece in questo modo potete sempre cogliere la direzione, potete apprezzarlo meglio. In questo caso, vedete, si può fare pure uguale, però come volete fare? O così, oppure preferite in questo modo. Ok, io adesso finisco il video facendo vedere, ovviamente si può sempre migliorare tutto e fare meglio. Quindi sono tanti pochetti, ci vuole il suo tempo perché non si limitano 2 secondi. Puliamo il tutto, asciughiamo un po' le lime, le mettiamo da parte un momento. Allora, tirando le conclusioni, queste sono le due lime, una e due, vedete? Facciamo un'altra pulita, e dopo saranno pulite meglio e messe, diciamo che le facciamo un po' asciugare prima di conservarle, no? Quindi le possiamo già togliere dalla sua confezione, vedete? Le lasciamo più pulite possibile. E possiamo anche lavare, vedete questo contenitore, mettiamo a lavare i supporti, li mettiamo a testa in giù. Qua. Si può tranquillamente prende la bacinella, si mettono i due supporti all'interno, con un pennellino si sciacqua il tutto. Ecco qua. E mettiamo a posto tutto. Si sgrassano bene, non è importante, ma è importante comunque tenerle in ordine. Anche le due lime si possono pulire con un pennellino e lasciate asciugare un po'. Ecco qua. Una. Pietre. Questo è anche un altro pezzo che ripeto, come dicevo prima, questo pezzo qua servirà per alcuni coltelli. Per esempio, se avete un coltello più fino, tipo faccio un esempio, per esempio come questo qua, vedete, allora si potrebbe tranquillamente anche sfruttare questa dima, questo spessore, perché si addice proprio abbastanza bene, però deve essere, diciamo, un coltello con un bordo più o meno così. Quando i bordi sono più grossi, si deforma e quindi non è possibile. Quindi, secondo me, per coltelli normali, quella dima può essere giusta per angolare in maniera precisa. Ma io sono convinto che con l'occhio e con l'esperienza si può anche evitare questa qua. In fondo, avere la padronanza dell'attrezzo, delle pietre, e avere anche la sensibilità con le mani penso che sia una cosa maggiore, ma questo è il mio punto di vista, anche perché queste poi dopo un po' possono deformarsi, perdono, insomma. Poi questa parte qua ho notato che sfrega troppo, sfregando questa parte qua fa fare delle tirate che non sono ottimali, quindi tenta a legarsi un po' troppo sulla pietra, quindi
si ha l'impressione di un tiraggio non proprio lineare, ecco. Quindi eviterei questo attrezzo. Poi con questi piccolini forse andrà bene. Diamo le giuste indicazioni. Per quanto riguarda il resto, adesso vedete, noi siamo pronti. Puliamo di tutto. Questi sono i coltelli collimato. Questo, se non sbaglio, prima, vediamo un po' quello che è successo. Se fate caso, non tagliamo quasi per niente, taglia. Taglia bene. Mettiamo in questo modo, tiriamo fino in su, vedete, rispetto a prima che non tagliava in nulla, il coltello taglia. Vedete? Uno più o meno andato. Ripeto, questi lavori poi si possono migliorare avendo più tempo a disposizione. Siccome il video può durare una vita, al momento ho accettato fino a questo punto. Vedete? Anche questo qua non tagliavo quasi per nulla, adesso il taglio lineare. Questo qua addirittura malconcio al massimo, tagliavo quasi nulla. Vediamo un po' se taglio un po' meglio. Vedete, ancora questo qua richiede un po' di intervento perché è un acciaio molto, molto resistente. Vedete? Però rispetto al prima che non tagliava proprio nulla, potete tranquillamente tagliare pomodori che l'altro che sarebbe questo qua, l'ultimo, che era veramente super rovinato, non tagliava neanche l'acqua. Questo qua, adesso possiamo dire che il suo lavoro lo fa. Vedete? Ok, tutto quello che avete visto si può migliorare sempre facendo le passate che avete visto, apprezzando e standoci un po' di più. Tanto le rime sono molto fine, quindi anche se fate più passate non è che si rovini il coltello. L'importante è angolare. Nel caso questo gradino era compromesso già perché magari qualcuno l'avrà limato con una mola e via, con un attrezzo non idoneo, e necessariamente bisogna utilizzare altri mezzi. E andare dalla routine, perché difficilmente potete guadagnare con queste rime, a meno che non ci state una settimana, questo filo. Ok, io vi saluto e come dicevo la confezione è molto molto interessante, vedete, quello che vedete dopo lo potete, possiamo togliere il tutto, togliamo le cose. Ecco qua. Potete adesso vedere questa confezione qua, tranquillamente, se ci fate caso è perfetta. Una confezione dove si possono mettere le lime si possono anche aggiustare in questo cofanetto molto molto interessante. Lo sciogliamo un po' e possono essere messe qua, vedete, una lima, possiamo mettere anche l'altra. Non so se adesso queste qua possono andare con le custodie, sono tanto sicuro. Chissà, magari possiamo proteggere con le custodie, vediamo un po', vedete? Mettiamole nelle custodie, vediamo se ci passano. Uno. C'erano, ma forse non erano messe dentro. Vediamo un po' se andiamo bene. Ecco qua. Poi io le tiro fuori che le farò asciugare. Facciamo sempre un test per vedere, insomma. Ecco qua. Ecco qua. Vediamo se questo cofanetto mi dice che può chiudere. Se non chiude, forse. Forse, forse. Poi abbiamo anche un'altra piccola lima che si mette sempre al suo posto, qua vedete, questa si mette qua più o meno. Vedete?
e poi abbiamo il pezzo, come dicevo prima, che si mette anche in questo modo qua. Tutto preciso, perché potete anche con le mani tirare. Adesso io non sono sicuro che se il limite è che non sono tanto convinto. Vedete qua. Queste lì, forse queste qua si possono mettere, se no faccio un errore, in questo modo, uno, mettiamo anche l'altra con la protezione, due, e poi possiamo chiudere il cofanetto. Vedete? Il cofanetto si chiude in maniera precisa, vedete? Ok, così le vostre lime saranno preservate da qualsiasi incidente, oppure che possono cadere. È una convenzione molto molto interessante. Questa ripresa vi saluta, alla prossima occasione da Michele Expert.